Alta tensione nel nord del Kosovo, Kurti parla di azioni legali contrastate da criminali. Belgrado, appoggiata da Mosca, chiede un accordo che garantisca la sicurezza per i serbi. L'Ucraina conta i suoi morti e pensa al futuro. Il 2023 sarà un anno decisivo, dice il presidente Zelensky. Ratzinger è molto malato, sono le parole di Papa Francesco che durante l'udienza in Vaticano ha chiesto ai fedeli di pregare per Benedetto XVI. Ancora alta tensione nel nord del Kosovo, dove la popolazione locale serba protesta contro l'arresto ingiustificato di 3 connazionali. Il Kosovo accusa la Serbia di cercare pretesti per creare incidenti diplomatici che giustificherebbero un intervento armato di Belgrado. La polizia del Kosovo ha reso noto che l'unico aeroporto del paese, a Pristina, è stato chiuso a seguito di un allarme bomba. Intanto Albin Kurti, primo ministro kosovaro, parla di azioni e decisioni legali del governo e delle istituzioni, contrastate da criminali che hanno contestato le forze dell'ordine e violato la sicurezza. La risposta, chiara e dura sul fronte serbo, è invece affidata al ministro della difesa. Qualsiasi accordo deve garantire la sicurezza per i serbi in Kosovo. Questa è la condizione di tutte le condizioni che riguardano il nostro paese. Sta a noi trovare una soluzione politica. Nessuno desidera conflitti, ma l'esercito serbo è pronto, addestrato, coraggioso e determinato a proteggere il nostro paese e la sua sovranità. Obučena, hrabra, odlučna da čuva interes Srbije. Intanto, mentre la Russia difende la Serbia parlando di paese sovrano, il governo tedesco denuncia la retorica nazionalista di Belgrado e il rafforzamento della presenza militare serba al confine col Kosovo, che a detta di Berlino lancia un pessimo segnale. Negli ultimi giorni dell'anno l'Ucraina si prepara a una nuova serie di attacchi russi. Secondo l'ONU sono quasi 7.000 i civili ucraini uccisi dall'inizio del conflitto. Altre 11.000 persone sono rimaste ferite. Cifre destinate a salire nelle prossime settimane, con la possibilità di un accordo di pace che sembra sempre più lontana. Ma a Kiev si pensa già agli obiettivi per il futuro. Sta per iniziare un nuovo anno e dobbiamo tutti insieme concentrarci sui nostri obiettivi. Vogliamo liberare la nostra terra dal nemico, tornare all'integrità territoriale dell'Ucraina, far tornare a casa il nostro popolo, migliorare i legami con i partner e creare nuove opportunità per l'Ucraina nel mondo. Tutti questi saranno i nostri obiettivi per il futuro, per il nostro Stato e per ciascuno di noi. Ad essere colpita dai bombardamenti in questi ultimi giorni è soprattutto la zona di Kherson, città nel sud liberata alcune settimane fa dall'esercito ucraino. Il villaggio di Posad Pokrovske, a 30 km da Kherson, è stato completamente distrutto durante i combattimenti tra Kiev e Mosca. Ora gli abitanti rimasti devono utilizzare soluzioni di fortuna per sopravvivere alle rigide temperature dell'inverno ucraino. Per il momento Mosca sembra condizionare una eventuale trattativa per la pace alla demilitarizzazione totale dell'Ucraina. Kiev deve rimuovere le sue minacce militari nei confronti della Russia, ha minacciato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La propaganda in Russia si è evoluta. Non c'è più l'agitprop di matrice sovietica, ma piattaforme di diffusione di idee come il Forum Internazionale della Partecipazione Civica, che si è tenuto a Mosca il 9 dicembre scorso. L'evento riunisce esponenti della società civile. Tra i partecipanti al forum quest'anno c'era anche un eroe della Russia, il pilota Peter Kashtanov. Il mio sogno è quello di terminare il prima possibile l'operazione militare speciale per adempiere a tutti i compiti assegnati all'esercito e al paese e porre fine una volta per tutte al nazismo e al fascismo che ora prosperano sul territorio dell'Ucraina. Ho amici che sono coinvolti nell'operazione militare speciale e diversi parenti. Vorrei che finisse in fretta tutto qui. Voglio che i miei cari tornino a casa e che nessun altro soffra, dice Elisaveta, che fa parte del Fronte Popolare Russo. Ma il dubbio sull'opportunità della guerra e sul ruolo dei giovani in Russia non è stato messo al bando. Nikita è uno studente e scrive per la Doxa, una rivista sociopolitica studentesca. Lui non è allineato. I giovani non sono più in grado di impegnarsi nell'attivismo, nella politica. I giovani non hanno praticamente più spazio per esprimere le proprie opinioni, dice.
Nelle università, che sono la principale piattaforma di realizzazione dei giovani, la propaganda è penetrata in tutti i settori. Sembra che ci sia una linea oltre la quale non si capisce più se c'è un limite alla repressione e se rimane almeno un po' di libertà di parola, aggiunge Caterina, un'altra studentessa. Tra i giovani in Russia il dibattito non è dunque morto, ma la cornice istituzionale entro cui si sviluppa non garantisce l'immunità. Preoccupano le condizioni di Ratzinger. Il Papa emerito dell'età di 95 anni non è in buone condizioni di salute. A renderlo noto è stato Papa Francesco nel corso dell'udienza generale di questo mercoledì in Vaticano. Al termine dell'udienza il Pontefice ha chiesto di pregare per Benedetto XVI. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga. Nelle sacre stanze qualcuno negli ultimi giorni aveva intuito che l'ex Papa mostrava sintomi di particolare fragilità. Adesso sembra che ci sia stato un aggravamento del suo stato fisico. In molte occasioni Papa Francesco ha parlato del legame con il suo predecessore che nell'Angelus del 29 giugno 2021, 70° anniversario di ordinazione sacerdotale di Ratzinger, ha chiamato padre e fratello. I casi di Covid-19 aumentano in modo esponenziale in Cina, proprio qualche giorno dopo che il governo ha messo fine alla rigida politica sanitaria zero Covid che ha isolato il paese per quasi 3 anni. Il governo ha smesso di rendere pubblici i dati giornalieri sul numero delle infezioni il 25 dicembre, ma secondo gli esperti 1 milione di abitanti sarebbe contagiato ogni giorno. Eppure, grazie alla fine della quarantena obbligatoria per i turisti in arrivo, prevista a partire dall'8 gennaio, il settore del turismo ricomincia a respirare. Il paese ha mantenuto le frontiere chiuse da marzo 2020. Siamo molto felici di ricevere questo annuncio perché per 3 anni tutti i nostri affari sono rimasti in pausa. Speriamo che adesso ritorneranno al livello del 2019, spiega Liu Jing, proprietario dell'agenzia di viaggi Amazing Travel. Le attività delle compagnie aeree cinesi rappresentano oggi il 5% rispetto al 2019. I prezzi dei voli sono aumentati significativamente, rendendo la Cina la destinazione internazionale più cara, secondo un'indagine di Assoutenti. Un biglietto aereo di sola andata per Pechino da Roma può superare i 10.000 euro. Nella città di Zhengzhou, nel centro della Cina, più di 200 auto sono state coinvolte questa mattina in un incidente stradale. Il bilancio per il momento è di un morto e decine di feriti. La causa dell'incidente sarebbe la nebbia. La visibilità in molte regioni era infatti inferiore a 200 metri questa mattina, secondo l'agenzia meteorologica cinese. Il ponte dove si è verificato il tamponamento è stato chiuso al traffico e sono giunti sul posto 11 ambulanze e 66 soccorritori per liberare le persone rimaste intrappolate all'interno dei veicoli. L'investitura del presidente brasiliano Lula sarà assicurata dal 100% delle forze di polizia del distretto della capitale, fa sapere il nuovo ministro della sicurezza del paese, Flavio Dino, tra diffusi timori di violenza. Lo scorso fine settimana un uomo è stato arrestato dopo aver collocato dell'esplosivo in un camion di carburante vicino all'aeroporto di Brasilia, sperando di seminare il caos proprio in vista dell'evento. Il sospettato era un sostenitore del presidente uscente Bolsonaro e ha detto alle autorità che voleva impedire l'instaurazione del comunismo in Brasile. Noi stiamo tentando fare... Al Marrakesh International Film Festival la regista marocchina Mariam Touzani presenta il suo ultimo film The Blue Kaftan, che parla dell'omosessualità nel paese nordafricano. La regista spera che la pellicola selezionata per l'Oscar causi un sano e necessario dibattito sui diritti LGBTQ e sfidi i tabù della nazione altamente conservatrice. Ciò che voglio ottenere attraverso questo film è creare empatia per i personaggi, dare loro la possibilità di capire chi sono, di amarli così come sono. Ed è per questo che per me è soprattutto un film sull'amore. Non è un film sull'omosessualità, è un film sull'amore. The Blue Kaftan racconta la storia di Halim e sua moglie Mina, una coppia che produce e vende abiti tradizionali in uno dei souk più antichi del Marocco.
La loro relazione è scossa dall'arrivo di un giovane apprendista e dall'attrazione di Halim per lui.